l'importanza dell'università è un'importanza estremamente di carattere formativo. Noi abbiamo un corso sul problema della violenza di genere, un corso di 20 ore aperto a tutte quante le facoltà dell'Ateneo per cercare di educare sulle basi della cultura, ma anche del diritto penale civile, di confronto con le altre realtà, a questo problema, che è un problema, ahimè, drammaticamente attuale. Quindi è bello parlarne all'università e parlarne con il nostro atteggiamento, che è un atteggiamento appunto di studio, di riflessione, di ricerca. Questa mattina nel suo discorso lei ha fatto un riferimento alla educazione del maschio. Viene subito in mente il caso dello stupro di Palermo. Secondo lei un percorso di rieducazione per i ragazzi è sufficiente o ci vorrebbe qualcosa di più? No, è una condizione, per usare un'espressione filosofica, necessaria, ma ahimè non sufficiente. Deriva anche da un degrado civile, sociale, ma anche culturale, che purtroppo temo potrà essere sconfitto solo attraverso un lavoro più ampio, più capillare e non soltanto, per così dire, a quel livello apicale che è proprio dell'università. Si deve diventare padroni del pensiero e dell'azione per essere artefici della propria storia. Ecco, noi nel nostro piccolo cosa facciamo qui nell'Università di Milano? Noi fin dallo scorso anno abbiamo avviato un corso interdisciplinare che ha come titolo Violenza di genere, percorsi formativi interdisciplinari. Io credo che non funzioni tutta l'attività di prevenzione che si sta facendo nelle scuole a livello di sensibilizzazione, e credo ancora che vengano trasmessi dei modelli familiari basati ancora sul predominio dell'uomo e sulla concezione patriarcale. Ecco perché i giovani tendenzialmente riproducono quel modello che riproducevano le mie generazioni, dove sostanzialmente l'uomo era il capo della famiglia, il capo della relazione, il dominus nei confronti della donna. Questo è un fattore culturale su quale bisognerà lavorare molto, molto ancora, senza fasi di intermittenza e tutti insieme. La nostra Costituzione prevede che la pena sia finalizzata alla rieducazione. C'è un problema però di capire perché germoglia e si diffonde soprattutto fra i giovani adulti e fra i minorenni anche questa forma di violenza e di sopraffazione nei confronti delle donne. A me mi viene in mente quanto sommerso, mi rivolgo alla delegata del sindaco, ci sia da fare per le donne straniere che sono presenti sul territorio italiano, perché ovviamente parliamo di emerso, ma le donne straniere subiscono una forma di doppia violenza, derivante dall'isolamento, dalla non conoscenza della lingua italiana, e a volte anche derivano dalle forme striscianti di pregiudizio ulteriore del razzismo. La situazione di Milano è una situazione che vede una forte emersione del fenomeno, tant'è che per esempio il maggior numero di misure cautelari vengono chieste ed ottenute proprio in questo settore, nei reati che hanno un chiaro orientamento di genere, perché sono commessi nel 94% dei casi dagli uomini, sono la violenza sessuale, gli atti persecutori e maltrattamenti contro familiari e conviventi. Parlavo delle donne straniere perché, vedendo i processi celebrati rispetto alla popolazione residente, ci sono ancora poche denunce da parte delle donne straniere, quindi evidentemente siccome ci sono comunità dove permane una sottocultura della donna, una donna vista come un oggetto, si deve dedurre che in queste comunità non emerge ancora sufficientemente il fenomeno, e quindi queste donne subiscono una sorta di doppia violenza che deriva in parte dall'isolamento, dalla non conoscenza della lingua italiana e forse dalla incapacità della rete del territorio di agganciarle e di accompagnarle ad una denuncia. Io credo che non bisogna ricorrere a metodi contrari alla natura, contrari ai principi e ai diritti fondamentali, ma bisogna cercare comunque un profilo di rieducazione alimentando, come dicevo prima, un contesto sociale di responsabilizzazione e di rispetto. Questa è la strada da percorrere.